Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di alimentazione sostenibile. Prima di iniziare questo video devo fare una premessa che mi sembra doverosa, in quanto io non sono né un medico né un nutrizionista né un esperto di alimentazione e quindi non posso dare nessun consiglio e non prendete per certo tutto ciò che dico. Infatti prima di portare qualsiasi cambiamento alla vostra dieta rivolgetevi sempre a un professionista. Quello che dirò oggi sono solamente mie opinioni, i miei pareri, però appunto niente, nessuno mi autorizza a darvi cose per certe. Detto questo, iniziamo con il video. Allora, quando parliamo di sostenibilità e attenzione all'ambiente, spesso, soprattutto agli inizi, una persona che si sta approcciando a questo mondo, anche semplicemente in buona fede o con ignoranza, non presta attenzione a ciò che mangia. Infatti, se anche non si pensa, l'alimentazione ha un grandissimo impatto sull'ambiente e su noi stessi. E per questo è molto importante prestare attenzione ai nostri atteggiamenti nella nostra vita, ma anche a quelli che abbiamo verso il nostro cibo. Quindi verso tutto ciò che noi compriamo, ma anche consumiamo. Infatti un'alimentazione, per essere definita sostenibile, deve, diciamo, sottostare a due criteri fondamentali. Il primo deve essere un'alimentazione composta da cibo sano, e quindi che faccia bene soprattutto al nostro organismo e poi che faccia bene anche all'ambiente. Quindi deve essere un'alimentazione che abbia una bassa impronta ecologica. Questo significa che per produrre l'alimento che stiamo andando a consumare, tutto ciò che riguarda il percorso che l'alimento ha fatto da quando è stato piantato, creato, comunque lavorato fino ad arrivare al nostro piatto, deve essere una filiera, diciamo un percorso il più possibile e sostenibile. Dunque si va a guardare l'impronta che ha nel suolo, e tutta l'acqua che viene usata per produrlo, tutta l'energia e anche le emissioni che questo prodotto poi porta. Per questo poi ci sono alcune alimentazioni, alcuni tipi di diete che sono più sostenibili rispetto ad altre. Ma qual è l'alimentazione più sostenibile? Un'alimentazione vegana, un'alimentazione onnivora, un'alimentazione che segua la dieta mediterranea? Adesso vediamo meglio insieme. Partiamo dal dire che fino a 200 forse anni fa, ma anche 100 anni fa, l'alimentazione era definita sostenibile proprio perché la gente mangiava ciò che aveva localmente e la globalizzazione non aveva ancora avuto effetti così catastrofici come quelli che ha avuto oggi. Ovviamente sono stati anche dei benefici, è inutile negarlo, però per quanto riguarda l'alimentazione, gli effetti che abbiamo oggi da parte della globalizzazione sono abbastanza devastanti. Infatti se prendiamo in considerazione per esempio i nostri nonni, tutto ciò che mangiavano loro era assolutamente sostenibile proprio perché veniva dalla loro terra, veniva da tutto ciò che avevano, insomma, e non c'era il problema di andare a prendere alimenti che venissero dall'altra parte del mondo o un consumo eccessivo di alimenti che invece fossero troppo dannosi per l'ambiente, come per esempio il consumo di carne animale. Mentre invece oggi, con il crescere sempre più grande della società, siamo arrivati a produrre tantissimi alimenti, ma anche a sprecarne tantissimi altri, proprio perché la domanda sta crescendo sempre più e dunque le aziende si sono ritrovate a produrre tantissimo prodotto di bassa anche qualità. Pensiamo semplicemente agli allevamenti intensivi, e portano tantissimi danni all'ambiente, proprio perché abbiamo tante emissioni di gas nocivi da parte degli animali, principalmente come metano, ossido di azoto che è veramente dannosissimo, ma anche la classica CO2, l'anidride carbonica, e quindi tutte queste emissioni vanno a contribuire al surriscaldamento del nostro pianeta, come anche il danno da parte di queste industrie è per esempio l'eccessivo consumo di acqua per quanto riguarda la produzione di alimenti che vengono dati ad animali e poi la produzione di acqua per la lavorazione degli animali stessi e poi per il raffreddamento di varie macchine. Insomma, quindi è tutto un sistema collegato molto grande. Ci possiamo rendere conto di quanto l'alimentazione oggi sia poco sostenibile guardando semplicemente alcuni dati. Infatti, nonostante la richiesta di alcuni prodotti sia sempre maggiore, comunque in aumento, ci sono ancora tantissime persone, circa 1 miliardo di persone sul nostro pianeta, che oggi, in questo momento, soffrono la fame, mentre più di un altrettanto miliardo è in via di sovrappeso e obesità. E questo è un gravissimo problema, proprio perché abbiamo in totale più di 2 miliardi di persone che sono malnutrite, da un lato o dall'altro. Infatti
se ci sono ancora persone che non ricevono abbastanza cibo, quando sappiamo che volendo le risorse in questo pianeta ci sarebbero, abbiamo d'altra parte persone che di cibo ne abusano e che ne stanno seguendo le conseguenze. Infatti il cibo oggi fa tantissimi morti ogni anno, proprio perché vengono a crearsi delle malattie spesso croniche che poi portano alla morte di sempre più persone. Basti pensare a malattie cardiache, malattie intestinali e così via. Quindi siamo davanti a un fenomeno di malnutrizione che affligge tutto il pianeta. Ci sono appunto però vari modi per cambiare alimentazione e per scegliere qualcosa che sia più sostenibile per noi e per l'ambiente. Non possiamo negare che una idea utopica sarebbe che tutto il mondo mangiasse cibi principalmente vegetali. Questo perché facendo così ridurremmo tantissimo l'impronta ecologica sul nostro pianeta. Però non è la realtà che c'è. E io posso capire, posso comprendere perché una persona scelga di fare una determinata scelta alimentare piuttosto che un'altra. Ognuno libero di fare quello che vuole quando si parla appunto di cibo e di scelte personali. Proprio perché una dieta che per me può funzionare non è detto che funzioni per te. Al giorno d'oggi l'alimentazione più sostenibile è sicuramente l'alimentazione vegana. Questo parlando di sostenibilità proprio per l'ambiente. Però ci sono sicuramente delle accortezze da avere nella dieta di tutti i giorni. E quindi tutti possiamo migliorarci sotto questo punto di vista, non dobbiamo per forza diventare tutti vegani da un giorno all'altro, ecco. La cosa sicuramente principale che causa inquinamento è il consumo di carne e di carne animale. Questa è una realtà che va accettata, che tu mangi carne o che tu non la mangi. Guarda, ci sono tanti documentari da vedere, per esempio io ti consiglio Cowspiracy, dopo ti metto il link in descrizione così lo puoi guardare, però ce ne sono davvero tanti che spiegano effettivamente quali sono i danni che l'allevamento intensivo porta al nostro pianeta. Per produrre un chilo di pollo servono una cosa come 4.000 litri d'acqua, mentre invece per produrre un chilo di lenticchie ne bastano 50. Quindi ci sono tanti fattori da tenere in conto. Abbiamo anzitutto, come ho detto, il consumo di acqua, i terreni che vengono utilizzati. Pensate ogni anno che viene più o meno disboscata una superficie, un'area grande, quasi come metà della Gran Bretagna, che è tantissimo, solamente per fare spazio a terreno per nuovi allevamenti. Pensiamo alla foresta amazzonica, quasi il 91% dei disboscamenti fatti è stato fatto proprio per fare spazio a nuovi allevamenti intensivi. Quindi gli allevamenti intensivi sono sicuramente una delle principali cause di un'insostenibilità ambientale e per la nostra dieta. Infatti ormai la carne di allevamento, che grazie a Dio in Italia abbiamo ancora delle piccole aziende o comunque delle realtà che sono abbastanza anomale su un punto di vista globale, perché se ancora noi possiamo avere un'azienda locale che produce formaggio locale o carne locale, da un punto di vista mondiale, quindi più grande, circa il 99% degli allevamenti sono allevamenti intensivi e quindi non sostenibili. Soprattutto anche perché non è un alimento sano la carne d'allevamento, perché sappiamo che ha un costo minore, sempre minore della carne, poi la qualità non è tanto maggiore, infatti diamo sempre meno proteine all'interno e troviamo animali che invece sono ricchi di grassi saturi che fanno male al nostro organismo e soprattutto vengono anche trattate con antibiotici, eccetera, proprio per non farne ammalare le bestie. Quindi alla fine c'è un sistema molto grande che non porta alcun beneficio. Quindi sicuramente ridurre il consumo di carne è già un grandissimo passo avanti per un'alimentazione più sostenibile. Poi dobbiamo stare attenti se diamo un'alimentazione onnivora, anche al consumo di pesce, proprio perché ci sono dei pesci che sono più sostenibili rispetto ad altri per quanto riguarda l'impronta ecologica che questi pesci hanno. Per esempio acquistare pesci locali, che non sono specie che non sono a rischio di estinzione, come ad esempio il baccalà, o comunque pesci che non sono d'acqua cultura, pesci che non vengono da allevamenti o pesci che non rappresentano un grande problema per quanto riguarda l'ecosistema marino, insomma. Poi la dieta mediterranea è un esempio di alimentazione quasi sostenibile, proprio perché è una dieta che ti invita a consumare alimenti locali e alimenti di stagione
e comunque il consumo di carne è ridotto, c'è del pesce, ma è pesce comunque, è pesce del nostro mare, quindi sempre locale, qualche formaggio però non più di tanto, ma soprattutto tanta frutta e verdura di stagione. Quindi sicuramente comparando alcune diete questo è un buono stile di vita. Quindi un'alimentazione più sostenibile possiamo dire che è un'alimentazione che comprende alimenti locali, alimenti comunque a chilometro zero o che non vengono da un'altra parte del mondo proprio perché la sostenibilità sta anche qui, nel comprare cose che vengono dalla tua terra, perché tutto l'inquinamento e tutto, comunque tutte le risorse che vengono impiegate per portarti qualcosa da qua a te, per esempio da un lato del mondo all'altro, vanno poi a creare inquinamento e quindi non sono sostenibili, insomma, a lungo andare. Sicuramente un'alimentazione sostenibile, dunque, possiamo dire che è un'alimentazione che si basa per gran parte su cibi vegetali. Poi, se vengono introdotti cibi animali, devono essere cibi consumati con minore frequenza, proprio per il maggiore impatto che questi hanno rispetto ai legumi, che invece hanno un minore impatto e che comunque, se ben abbinati con carboidrati, possono darci un profilo aminoacidico completo, e un'attenzione alla spesa in generale, quindi che sia locale, che poi soprattutto comprare alimenti il più integrali possibili, i più integri possibili, proprio alimenti integri e prepararli da sé, piuttosto che comprare cose già pronte che sono state lavorate. Quindi il più le cose sono state lavorate, il più dietro c'è stato uno spreco, diciamo spreco, però comunque c'è stato un utilizzo di energia e sicuramente sono stati tanti processi che hanno portato questo elemento a essere meno sostenibile di qualcosa che potremmo preparare da noi. Questi sono solamente appunto degli spunti e adesso più avanti parleremo di diete vegane, vegetariane, insomma, ne parleremo ancora. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così e vi interessa l'argomento lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Vi lascio anche qua il mio contatto Instagram se volete contattarmi e mi trovate appunto sui social quotidianamente. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e un abbraccio grande. Ciao!